Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. GDF Caserta, DIA, Questura e Guardia di Finanza. È in corso di esecuzione un decreto di sequestro beni, stimato in circa 30 milioni di euro, nei confronti di due fratelli imprenditori operanti nei settori del cemento e della ristorazione del casertano. La contiguità dei destinatari del decreto all'organizzazione camorristica denominata Clan Belforte è emersa nell'ambito di una inchiesta giudiziaria svolta nel 2014 dalla squadra mobile di Caserta con il coordinamento dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli e definita processualmente nel 2016 per uno dei due proposti con sentenza di condanna a 8 anni di reclusione e 8.000 euro di multa del GIP del Tribunale di Napoli, pronuncia sostanzialmente confermata nel 2017 in seconde cure, divenuta irrevocabile nel 2018 dalla Corte di Appello del capoluogo campano che gli comminava una pena ad anni 5, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e 4.600 euro di multa. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.